Bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo quinto episodio della nostra Master League con la Roma. Veniamo dalla sconfitta contro il Borussia Dortmund, siamo ultimi in classifica, 4 sconfitte su 4 partite, un gol fatto e 6 subiti, siamo proprio messi male. Signori, prima di partire dal video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere almeno i 2000 iscritti. Ci riusciremo? Spero di sì, signori, spero di sì. Detto questo, non possiamo fare mercato perché non abbiamo minimamente chi comprare, signori. Abbiamo solo 20 punti e con 20 punti penso non ci venga nessuno. Qualcuno magari ci può venire Ferrara. Ferrara, vuoi venire a giocare alla Roma? Ci viene Coè, ci viene Simic. Ma sono giocatori che non mi servono, mi servirebbero degli esterni. Degli Espirelli, del Brandt, Dalmante, Aborado. Mi servirebbero degli esterni potenti, cosa che non abbiamo. Con 20 ce ne Conte, che sinceramente non avrei che farne di Conte, non ci dà tutto questo sprint. Ci viene dalla Germania, chi c'è? Con 20, con 20, con 20 ce n'è Link, che non so chi sia, non so chi sia, oppure Nwonti, ma non mi ispira. Dalla Francia, con 20 chi ci sta? In saldo non ci sta nessuno, bene così. L'obiettivo, signori, è lui. L'obiettivo è lui, Babangida, che ha una velocità di 19 e un'accelerazione di 18, signori. Dobbiamo comprare lui. Mi servirebbero solamente 4 punti. Porca di una miseria. Acepo, 16. Mi resterebbero pure i punti. Va bene, signori, non perdiamo tempo. Il nostro obiettivo è la prima vittoria. Ci riusciremo almeno oggi? Non lo so, non lo so. Contro chi andiamo a giocare? Chi è? Sarà la prossima vittima sul nostro cammino. Non so, o il prossimo giustiziere sul nostro cammino. Non lo sappiamo. Allora, quella formazione non funzionava troppo. Quella formazione non funzionava troppo. Riproviamo con questa. Questa? Sì, riproviamo con questa. Cambiamo i giocatori. Andiamo a mettere Castello centrale. Miranda la mettiamo che è lentissimo. Perfetto. Balotta è veloce? No, va bene, non fa niente. Miranda lo mettiamo lì insieme a Ximas. E dietro mettiamo Chiellini. Ovvero Cellini, sì, Chiellini. Mi viene l'attrice, signori. Mi viene in mente l'attrice. Qualcuno che ha della velocità. Boucher è buono, Boucher è in salute, Boucher è in salute, allora non lo facciamo giocare signori, Boucher è in salute, lo facciamo giocare al posto di Balotta, c'è qualcuno che è giù di morale, Cellini è giù di morale e Cellini dove lo andiamo a mettere qui, quindi mi serve uno con una difesa alta, equilibrio, difesa, Kelsen, gioca Kelsen, c'ha difesa alta, gioca Kelsen, non so che ruolo sia, che ruolo facesse Kelsen, in realtà quanto sei alto Kelsen? Dov'è Kelsen? Quanto sei alto? 1,87, buono, lo può fare, lo può fare. 1,79 Juric, inguardabile, Stromer non sei per niente su di morale, quindi io ti leverei pure, perché ho bisogno di giocatori su di morale, e metterei... Sto andando attacco, Juric, ma è infortunato. E andrei a mettere lui. Ha più resistenza a questo qua. Vabbè. Cécile Mette deve giocare. Scusate, mi ero completamente dimenticato di far giocare Mette, che è il nostro giocatore migliore. Lui dà equilibrio alla squadra, signori. E Mette lo facciamo giocare al posto di Ximénez. Che non lo sopporto più, signori. Non lo sopporto più. Va bene. Ci siamo? Direi di sì. Direi di sì. No, no, va bene così. Iniziamo la partita. Giochiamo contro la Fiorentina, signori. Attenzione, attenzione. Questa è una partita importante. Questa è una partita importante perché è uno scontro promozione, uno scontro diretto di retrocessione, signori. Uno scontro diretto di retrocessione. Noi dobbiamo fare solamente due cose. Ok, questo è fatto. E la telecamera è troppo alta questa. Ok, proviamo così. Si parte, signori. Si parte, si parte, si parte, si parte, si parte, si parte. Calma e diamo ordine alla manovra, signori. Voglio i 3 punti contro la Fiorentina. Anche se c'è un certo... No, 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 no. Mamma mia, meno male che ho detto voglio i 3 punti contro la Fiorentina. Sta a il primo gol praticamente dopo 2 minuti. No, ma porca miseria. Ma stiamo scherzando, raga.
Ma che cazzo lo stiamo a dire? Dai, porca miseria, giochiamo giusto. Okay, dai, mette che dà ordine alla manovra. Dai, mette che dà ordine alla manovra. Guardalo. Boucher, 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 tu provaci. Boucher. Mannaggia, prima azione pure per noi. Buono così, buono così. Buono così, dai. Crediamoci, crediamoci. Grandissimo Boucher. Boucher in giornata, signori. Boucher in giornata. E se Boucher in giornata non lo ferma nessuno. Se Boucher in giornata non lo ferma nessuno, bello il cross. Mannaggia. Dai, che prendiamo fiducia. Dai, che prendiamo fiducia. Uno solo ci deve andare su di lui. Su Mijatovic. Su Mijatovic uno solo ci deve andare. Però, signori, uno che difenda. Mannaggia. Va bene. Io ritrovo il calcio d'angolo. Che partita frizzantina, che partita frizzantina, ok, Batistuta, grande Matt, via sta cazzarola di palla, l'ultima volta abbiamo giocato così, giochicchiato così contro il Borussia Dortmund, grandissimo Matt, mannaggia, provenivamo di Bianchi e Torricelli, mi sa di sì, signori, mi sa di sì, no, che salvataggio di Ivanov, signori, la Fiorentina fa quello che vuole. Porca miseria, la Fiorentina. Ivanov! Ma un peccato sarebbe stato un bel gol, ma per chi? Ma come ti permetti? Mamma mia, che siamo lenti nei movimenti, che siamo lenti nei movimenti. Va bene, calma, 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 calma. Grandissimo Boucher. Mannaggia. Loro riescono ad arrivare più facilmente. Sono più aperti praticamente. Accelera, Lloris. Non lo fa crossare, che dal centro c'è una Batistuta. Questi mannaggia delle vostre sarme. Meno male che la fuori gioco. Questi al centro. Ma chi cazzo non l'è passata sta palla? Mannaggia a te chi ti fa giocare pure. Dai così. Grande Boucher. Grande Boucher. Vai Boucher. Vai Boucher, man. Mezz'ora per capire in che direzione doveva andare, mezz'ora per capire la direzione che doveva prendere. Dai. Riesco a ripartire, io non riesco ad avere. Attenzione! Grandissimo! Vai così, vai Valery! Vai Valery! Vai Valery! Perché non scatta il mio amico? Grandissimo, Espimas mio! Tu hai sempre dei problemi con. A chi cazzo vuole passare? Tirala! Ciii! 1-0 signori, gran gol di Matt, l'ho detto, Matt è il nostro perno signori, Matt è il nostro perno, grandissimo Matt, bellissimo l'assist, lo stop di Matt che ha tirato, pensavo andasse fuori, invece l'ha messa nell'angoletto, 1-0, 1-0 importantissimo signori, 1-0 importantissimo, 1-0 importantissimo, stiamo calmi, non facciamoci prendere dall'agitazione, calma. Calma, dobbiamo continuare a giocare così. Occhio, questi ci hanno Batistuta puntando gli occhi al cielo. Bravo, bravo. Nel dubbio tu spazza sempre. Vai Boucher, mannaggia, da che lato sei andato? Boucher mio. Dovevi. Do no, uno ci deve andare. Signori, uno ci deve andare. Questi ci hanno Batistuta. Bravissimo. Via sta palla, passagliela. Grandissimo Miranda, Boucher. Fatti vedere Boucher. Grandissimo Boucher. La crosta leggera, lo stop è buono calcio d'angolo. Devo passarla, mannaggia. Ho ancora qualche problema sui calci d'angolo. Porca miseria. Fallaccio. È rosso diretto per Rui Costa. Grande così, signori. Mi piace questa partita. Questa partita si sta mettendo molto bene. Cross con molta calma. E colpo di. No, l'avevamo presa, mannaggia. L'avevamo presa. Non riuscite a indirizzarla in porta. Allora, signori, sono un giocatore in meno. Quindi mi raccomando. Porca miseria, porca. Grandissimo, palla a mette che dà ordine. Palla a mette che dà ordine. Grandissimo così. No, ma porca. Tienilo. Va bene così, palla a mette che dà ordine. Palla a mette che dà ordine. Calma Espimas, vattene, Espimas, crossala con calma, stacco di testa che non riesce, passaggio che non riesce manco questo, va bene, riusciamo a fare un qualcosa di interessante, bravissima questa cosa, fuori Valeri, grande così, via sta palla, va bene così Milano, un po' di confusione ma va bene, fallo uscire e manda, grandissimo Boucher.
Busce, 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 entrenare, busce. Zero è pericolosissimo, signori. 1-0 è pericolosissimo. Lo sappiamo controllarsela. Lo sappiamo controllarsela, signori. 1-0 è pericolosissimo. Va bene, va bene, va bene. Passala, passala. Va bene così, va bene così. Va bene, Castello. Castello che finalmente torna a toccare un pallone, signori. Castello non tocca più un pallone. Via, 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 via. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Troppo presto per Boucher, troppo presto per Boucher, che però riesce con un dribbling a liberarsi dell'avversario. Boucher, Boucher, Boucher. No, no, no. Non ho visto che era da solo. Gliel'avrei voluto fare stoppare e tirare. Va bene, signori, va bene, va bene. Ci siamo, non cambierei niente io. Anche se Castello non ha toccato un pallone. Castello non ha toccato un pallone, ma Balotta, Bolatta era completamente giù con la stellina. Quindi non ha senso buttarlo in campo per non fargli per giocare con un uomo in meno, praticamente. Già ci stanno loro che stanno giocando con un uomo in meno e ne dobbiamo approfittare. Mamma mia, che errori che facciamo, che errori che facciamo, mannaggia, grande così. No, vabbè, dai, questa è fortuna. Questa è fortuna, per non dire altro. Via sta palla, guardalo, guarda, grande, mette ordine. Guardalo, guarda, no, lui. Da quello da sull'altra fascia, mannaggia a voi, chi non ve lo dice pure. La volo da sull'altra fascia, calma, 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 calmissima, calma, 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 calmissima, calma, calma, calmissima, calma, calma, calmissima, giochiamo, giochiamo con molta calma, guardalo, ma perché non me l'apri sulla fascia, dico io, se io ti dico di, se ti indirizzo la fascia, vuol dire che voglio che la passi sulla fascia, no? Se no non ti indicherei la fascia, questa perché l'ha passata così, a Boucher, no, chi c'era su quella fascia, non è più Boucher, bravissimo, 1-2. Jorga, Miranda, Miranda, Boucher, Boucher, vattene, vattene Boucher, vattene Boucher, vattene Boucher, grandissimo, cerca il cross, al centro, guarda Matt, che la stoppa, il tiro, no! Mamma mia, Matt vicinissimo al raddoppio, me la potevo dare in profondità, non ci ho pensato, calma, calma signori, calma signori, stiamo ancora 1-0, stiamo ancora 1-0 e la partita ancora è lunga, siamo al 13°. Noi ricordiamo che hanno un uomo in meno, espulso Rui Costa per fallo da dietro, brutto, bruttissimo il fallo di Rui Costa, giusta l'espulsione. Calma, vai Spimas, fai vedere che anche tu ci puoi stare in questa squadra, grandissime Spimas, Spimas mio, cioè avevi fatto tutto benissimo, ti sei perso per il cross finale, grandissimo Valeri, grandissimo Valeri. Che cerca Miranda, 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 che lancia Boucher, lancia Boucher, bravissimo Boucher, cerca il cross, Boucher, Boucher, era fallo però, scusatemi, ci sarei arrivato su quel pallone, era fallo grosso contro una casa, era fallo grosso contro una casa, però va bene, però va bene. Met, calmati, grandissimo Valeri, palla che ritorna a Met, palla che però non supera il centrocampo. Grandissimo, dai, ma perché mi ha levato il giocatore se ci stava andando lui? No, 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 no. Calcio d'angolo, va bene, la salviamo, la salviamo. Batistuto al calcio d'angolo. Grandissimo così, Matt, metti ordine, Matt, metti ordine, Matt, lancio Spimas. Grandissimo questo lancio di Matt per Spimas, che però non ne sa approfittare. Ne approfittiamo però noi dopo. Attenzione, Castello, 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 Castello. Tocca il suo primo pallone, Castello. E Spimas, calcio d'angolo. Attenzione, attenzione. Boucher, 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 Boucher. No, Boucher mio. Se giochi così, no, no. Perdere sta palla lì è sanguinosa perdere sto pallone lì. Dai, che gliel'avevi levato. Mannaggia, Mijatovic ci sta veramente facendo soffrire. No, grandissimo Carlsen, grandissimo Carlsen che salva anche il calcio d'angolo. È uscito Chiesa, signori, è uscito Chiesa. Via, 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 hanno preso la traversa, signori, ma è mio però, porca miseria, hanno preso la traversa, hanno, Ivanov! Stiamo a soffrire, signori, stiamo a soffrire.
Preferisco giocarlo qui per avere controllo della situazione. Valeri, vattene, Valeri mio! Stanno accelerando troppo, hanno pareggiato. Da distrutto. Gli abbiamo regalato sto gol, mannaggia di miseria. Ivanov, che ci voleva a pararla, mannaggia, al 35esimo, che ci voleva a pararla. Abbiamo avuto tantissime occasioni per... non siamo riusciti a sfruttarle. No, signori, siamo messi malissimo. Vedo un poco di confusione in campo, signori. Siamo noi quelli con l'uomo in più, porca di una miseria. Siamo noi quelli con l'uomo in più. È giusto? Ce lo ricordiamo questo? Ce lo ricordiamo questo che siamo noi quelli con l'uomo in più? Attenzione, Boucher, la può corsa. Ma perché sti cross brutti? Mannaggia di una miseria, perché sti cross brutti? Una bella occasione. Buono, apila, buono. Boucher, tu cross va di nuovo, Boucher. Carlsen, provaci. Mannaggia. Valeri. Ma vaffan bagno. Mannaggia. Potevamo portarci a casa i primi tre punti, invece finisce 1-1, signori. Un punticino tra Roma e Fiorentina. Mannaggia della miseria, un punticino, signori. Va bene, signori, 1-1. Tiri 7 per la Roma, 12 per la Fiorentina, porca miseria. Forse assist di Miranda, gol di Mette e poi Batustita l'ha pareggiata all'80esimo, mannaggia. Per poco non siamo riusciti a portarci a casa i primi tre punti. Ci siamo portati a casa un punticino. Muoviamo un pochino la classifica? No, perché siamo sempre ultimi. A un punto, nemmeno dici, siamo ultimi a un punto. Va bene. Vediamo quanti punticini riusciamo ad accumulare con questa prestazione. 2, saliamo a 22 punti, non mi bastano mai per comprare Babangida. Bene così, ottimo, alla grande. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Siamo sempre ultimi, messi proprio malissimo. Vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale domani per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!